Giovanni Elena, passiamo a parlare di quella che è stata questa stagione 2021, della tua avventura, l'ennesima, ormai 15 anni in Androni giocattoli Sidermec. Con te appunto un bilancio di quest'anno e se vuoi già iniziare a parlarci di quello che sarà il futuro, perché ci sono delle grosse novità. Allora, prima ho nominato Masnada come un ragazzo giovane che era in fuga alla tappa del Pian del Lupo. Adesso Masnada ha fatto il secondo giro di Lombardia, non con noi, con la De König. E siamo tornati indietro un attimino quest'anno, nel senso che siamo tornati ad avere di nuovo dei ragazzi giovani, da italiani e non italiani. Lo scotto quando si arriva al professionismo con ragazzi di 19-20 anni è normale, perché ti ritrovi con realtà che non, di ragazzi che arrivano da tutto il mondo. Quest'anno avevamo una decina di nazionalità in squadra, il prossimo anno ne avremo 9. Oltre a un discorso culturale, c'è proprio un discorso di esperienza a livello di corsa, quindi c'è da ricrescere, da ricreare. Un po' ci si è messa anche la sfortuna, perché siamo arrivati a fine stagione con 8 corridori infortunati che quindi non potevano correre, quindi abbiamo dovuto alternare quelli che c'erano, gli altri siamo in tutto 21, quindi togliamo gli 8 dei 21 e abbiamo quelli che potevano alternarsi. Il prossimo anno saremo 22 atleti, saranno 22 atleti, la squadra si chiamerà Drone Hopper per una sponsorizzazione che arriva dalla Spagna, stranamente squadra italiana sponsorizzata spagnola, però con realtà completamente italiana, quindi logistica italiana, magazzini italiani, tutto quello che è l'attività viene coordinata dall'Italia. I giovani dell'anno scorso avranno un anno in più, un po' più di esperienza. Faccio un nome su tutti, che è Santiago Umba, che era un primo anno l'anno scorso, ha già vinto, poi si è spaccato al Tour dell'Avenir, si è rotto l'ulna e quindi è dovuto star fermo praticamente da settembre fino a fine stagione, che è un corridore che può essere vincente. Abbiamo dei corridori nuovi, di nuovo un norvegese giovanissimo che ha dimostrato già di valere parecchio. Italiani, abbiamo il campione italiano Under 23, Benedetti, si riparte, io sono ottimista, stiamo programmando già il primo ritiro che sarà dal 9 di dicembre al 22 in Benidorm, non perché siamo innamorati della Spagna, ma per una questione di clima e certo, purtroppo anche di traffico, perché laggiù c'è una cultura, strade diverse, e una cultura anche del ciclista diversa che ci permetterà di andare in un certo modo. Speriamo che poi si torni anche in Italia ad avere questo tipo di cultura, ma ripeto, è anche una questione di traffico completamente diverso, strade diverse, certo. E poi i 20 gradi quando si esce sono, purtroppo fanno parte delle scelte del genere. Assolutamente. Giovani, voi siete, ricordiamo sempre il fatto che comunque siete quelli, il gruppo, la società che ha avuto, tra virgolette, il coraggio di dare spazio a quello che è diventato poi un campione straordinario come Egan Bernal. Quindi Androni Giocattoli Sidermec, adesso nuova stagione, nuovo nome, nuova denominazione, ma sempre una garanzia di crescita dei ragazzi, e siete diventati veramente un po' coloro che sfornano i campioni del domani. Ma io credo che sia più una questione di... Sì, ti ringrazio di quello che mi hai detto. Egan Bernal è stato il caso più eclatante, quello che ha fatto parlare di più. Perché ha vinto il Tour de France, ha vinto un Giro d'Italia, è un campione nato. Ci sono stati tanti altri ragazzi già in passato, anche come Alessandro De Marchi, che ancora adesso ha visto la maglia rosa quest'anno a Giro, è ancora lì che pedala. Il Bari Sosa, il Masnada che ho nominato prima, Cattaneo che arrivava da una realtà dove ormai si era perso, invece l'abbiamo rigenerato. Diciamo che probabilmente è una struttura dove si può vivere ancora a livello quasi familiare, nonostante ci sia la ricerca di fare il meglio. Abbiamo uno staff medico preparatissimo, abbiamo all'interno dei preparatori che si interfacciano con noi DS che a volte non dormono di notte per trovare delle soluzioni, e non lo dico per dire, perché mi capita di mandare un messaggio al nostro preparatore, al nostro dottore o al preparatore magari alle 10 di sera dicendo così domani mattina mi risponde, all'una di notte mi accorgo che magari già risposto. Quindi effettivamente la gente che fa professionale al massimo, preparata, e che lo fa con un'estrema passione, perché sennò quello di spegne il telefono, lo lasci da parte. Forse questo è il risultato, cioè i risultati che raccogliamo sono
dovuti anche a tutto questo che c'è dietro, che non viene da tutti, non viene visto, ma è giusto che non sia visto. Però è giusto anche raccontarlo, perché dietro l'attività di un ragazzo c'è l'attenzione di non solo il direttore sportivo, ma il medico, il preparatore, il massaggiatore, un interfacciarsi continuo che permette di tirare il meglio fuori il meglio con i mezzi che abbiamo. Certo. In questi anni, tra l'altro, tu hai lavori con un personaggio che in canavese è conosciutissimo, che è Gianni Savio, personaggio che ha lasciato un segno, prima calcisticamente parlando, perché ogni volta che arriva si finisce sempre per parlare della sua esperienza nel Val d'Orco da calciatore. Però Gianni Savio effettivamente è uno di quei personaggi che ha saputo costruire dal nulla comunque una società che oggi è un nome importante e, come abbiamo detto prima, capace anche di dare fiducia a dei ragazzi anche dei ciclisti che un po' che si erano persi. Quanto è importante, quanto è carismatico la figura di Gianni? Ma vedi, Gianni Savio, con cui spesso mi scontro anche, perché abbiamo dei caratteri abbastanza forti tutti e due, bisogna riconoscere che è un personaggio che è da 30 anni in questo ambiente qua, mentre altri che hanno detto che avrebbero reinventato il ciclismo sono spariti. Quindi innanzitutto rimanere 30 e più anni, adesso non so di preciso, ma sono più di 30 anni. Poi ha avuto un'apertura mentale importante, perché questa struttura creata con i preparatori, con gli allenatori, che adesso l'hanno adottata tutte le squadre World Tour, noi siamo stati tra i primi ad averla. I preparatori e questo è voluto da lui, i preparatori della pista dei successi di odierni, di Ganna, del quartetto, si chiamano Diego Bragato, Marco Compri, dietro le quinte Fabrizio Tacchino. Loro hanno iniziato con noi nel 2012. Erano il nostro staff tecnico. Mattia Michelusi, che faceva parte anche lui dello staff tecnico, è andato adesso lavora per la Quebec World Tour. Quindi sono poi ha avuto Giorgi Andrea, che è ancora il nostro dottore, ha iniziato con loro, con questo staff qua. Quindi non dico che sia merito di nostro che si è creato questo tipo di staff per la nazionale, ma la nazionale ha tinto dei nostri tecnici, quindi qualcosa di buono è stato fatto. Avete avuto il coraggio di provare qualcosa di diverso? Testo della preparazione per i direttori sportivi che si usa in Italia, e tra l'altro su quella scrivania lì da qualche parte, l'hanno scritto Fabrizio Tacchino e tutte le persone che ho nominato prima, con Erika Lombardi che ci dà una mano, l'ho sentita oggi, per quel che riguarda la nutrizione. Quindi vuol dire che il buon Gianni Savio è stato lungimirante e continua in questa strada, perché ieri sera abbiamo fatto una call conference per iniziare la preparazione, stiamo andando sempre in quella direzione di dare il meglio con i mezzi che abbiamo, perché se fossero i mezzi di altre squadre probabilmente faremmo in modo diverso, ma di dare il meglio con i mezzi che abbiamo. Certo. Ultima cosa che ti chiedo, Giovanni Elena ha trasformato un sogno in realtà, perché tu sei stato un ottimo ciclista dilettante. Andiamo discreto, che no. Diamo a Cesare qualche di Cesare. Diamo a Giovanni qualche di Giovanni. Hai appunto iniziato questa carriera, ti sei messo in gioco. Oggi, a distanza di 15 anni, tu ti avvii verso la 16ª stagione. Il tuo bilancio personale, e ti chiedo ancora, c'è un sogno nel cassetto che ha Giovanni Elena per quanto riguarda la sua carriera professionale? Ma allora, discorso di... Effettivamente, quando correvo già, non so perché, ma avevo già in testa di fare il direttore sportivo del professionista. Era un sogno, perché non mai più sarebbe stato pensabile, immaginabile che io fosse arrivato a dove sono arrivato adesso, nel senso di tipo di ruolo, perché il 90% di chi fa il direttore sportivo di una squadra professionistica arriva dal professionismo come ciclista. Diciamo che c'è stato un attimo di fortuna, nel senso che la federazione ha investito facendo dei corsi per sia professionisti sia dilettanti, come ero io ai tempi. Abbiamo fatto un corso dove eravamo 25 persone, l'hanno chiamato corso master da direttore sportivo, 20 scelti tra i professionisti e 5 scelti dai dilettanti.
c'era un test d'ingresso, sono riuscito con quel test d'ingresso a fare questo tipo di corso e lì mi hanno un po' inserito nel mondo del professionismo. Poi il fatto di aver corso con Marco Bellini, che nel frattempo era DS della, allora si chiamava Colombia Sede Italia. Ci siamo incontrati per caso in una fiera del ciclo, diciamo tante coincidenze che hanno portato a ritrovarmi qua adesso a parlare di questa cosa qua. E nel cassetto è riuscire ad avere in squadra un italiano giovane come poteva essere Egan Bernal e poter crescere lui. Come è cresciuto Egan Bernal non è così facile, ma una crescita simile. Per quello che è importante questa fase di passaggio, che si ricrei una struttura a livello italiano importante e ci sia la possibilità di far passare dei ragazzi in quel modo lì. Perché quello potrebbe essere veramente un sogno nel cassetto, finalmente, di riuscire ad andare alle corse con... abbiamo già un buon gruppo di italiani, però un gruppo ancora migliore da presentare. Bisogna fare ancora un ultimo step per riuscire ad arrivare a questi livelli. Giovanni, grazie per la disponibilità, grazie, in bocca al lupo per quanto riguarda la prossima stagione, sperando appunto di vedervi al Via di Rivarolo. Sarebbe veramente il regalo più bello per voi, ma anche per noi canavesani, che facciamo il tifo per voi, perché in fondo l'Androni Giocattoli ormai è la squadra canavesana per eccellenza. Perfetto, grazie mille. Grazie.